Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlarvi di Realm Royale. Come sapete ragazzi ho creduto in questo TDS, un third person shooting come Fortnite, ho creduto in questo gioco sin dagli inizi. Io ho iniziato a giocarci 10 giorni dopo circa che è stato rilasciato l'8 giugno e ogni giorno da allora sto portando un'oretta di live circa dalle 13 alle 14 o dalle 12:30 alle 14 circa, in modo che anche voi vi rendiate conto che non esiste solo Fortnite, che ci sono anche altri videogiochi che meritano davvero tanto. È il caso appunto di Realm che, visto che vi sta piacendo, portato in live e che lo guardate sempre bene, quelli che dicono fa schifo, tu crossi tutta la vita Fortnite, secondo me hanno capito ben poco, perché ragazzi, date tempo al tempo, è ancora una versione alfa, quindi non è ancora pronto per essere giocato al 100%. Ci stanno lavorando di brutto. Vi ricordo, è uguale a Fortnite. No, non è uguale a Fortnite. Non c'entra niente con Fortnite, raga. Semplicemente la grafica è dello stesso motore come quello di Fortnite, la Real Engine, ma il gameplay, le cose che ci sono dentro, l'ambientazione è totalmente diversa. Poi ho spudoratamente copiato le emote, però per il resto è completamente diverso. Stiamo tenendo quindi aggiornati anche voi su tutto quello che c'è a livello di modifiche su Realm. Innanzitutto vi dico che questa settimana, io spero oggi o domani, ragazzi, dovrebbe arrivare sulle vostre console, perché sono veramente lì lì per farlo uscire. Hanno fatto i test server, hanno dato la possibilità, cercate il mio video che lo troverete senz'altro, di scaricare, di giocare. Se siete fortunati ad esservi iscritti come beta tester ed essere estratti, di giocare in anteprima sulle vostre console PS4 e Xbox One. Su Nintendo Switch non esce, togliamo subito i primi dubbi per giocare, ma se no, ancora una manciatina di giorni, secondo me non più di 5 giorni, lo troveremo anche sulle vostre console, lo troverete. Abbiamo parlato nella scorsa puntata del bilanciamento delle classi, l'1.0. Questa settimana parliamo della patch dello Early Access 7. In poche parole, ragazzi, è una patch non troppo grande che hanno affiancato al. Vi faccio vedere anche lo gnomo dopo. Non vi preoccupate, quello del titolo, che è fighissimo. È una patch praticamente che hanno affiancato al bilanciamento di classe in modo da dare più equità, diciamo, nelle cose che ancora non funzionavano. Andiamo a vedere subito, per quello che riguarda il gameplay, ragazzi, una piccolissima sistemazione. Si cade dai monti, ragazzi. Sembrerebbe che cadendo dai monti da adesso si possa ricevere un danno subito di 100, che in realtà non è niente, però un piccolo danno da cadute sembrerebbe sia stato implementato. Per quello che riguarda l'abilità, scusate, dell'assassino, abbiamo una modifica nella sua abilità del lampeggiare, quindi il preincendio, praticamente lui lancia una roba che dà fuoco. Il preincendio è stato aumentato da 0,1 a 0,2 e il post fire, quindi dopo, è stato aumentato da 0,1 a 0,2. Anche qua migliorano la classe dell'assassino. Hanno sistemato anche, ragazzi, hanno come dire, ridotto di brutto il posizionamento della torretta per quello che riguarda la classe dell'ingegnere, che da 3 secondi di deploy, dove era prima, va giù a 1 secondo, ragazzi. Quindi ingegnere che diventa sempre di più una classe davvero interessantissima da giocare. Modifiche anche per la spinta: adesso abbiamo due cariche sulla spinta dell'ingegnere e abbiamo ridotto però l'altezza del jetpack da 25 a 15, quindi l'abilità di base del salto, in poche parole, è stata ridotta. Hanno detto loro: abbiamo aggiunto un secondo addebito in modo che gli ingegneri possano fare un buon. Hanno aggiunto una seconda carica in modo che gli ingegneri possano fare un buon uso della capacità e utilizzarla in una situazione, in molteplici situazioni. Usa due cariche per la massima altezza o usa. Ah!
la carica, wow, due cariche, no, sulla spinta verso l'alto, ovviamente, due cariche sulla spinta verso l'alto, usa due cariche per la massima altezza o usa le una alla volta per attraversare gli ostacoli, che figata, è vero che la spinta ce l'ha il guerriero. Il cacciatore, ragazzi, abbiamo delle modifiche sull'abilità del bagliore, adesso riveliamo i nemici che sono in modalità stealth. Il mago, ragazzi, modifiche anche per il mago, per l'abilità Soar, che è quella del librarsi nell'aria, del volo in poche parole, il fuoco delle armi adesso cancella il Soar. Quindi se ci sparano mentre stiamo volando, andiamo giù, ragazzi, brutta situ per il mago. Modifica, ragazzi, per la rivoltella, per il revolver, hanno modificato il tempo di ricarica da 0 a 72, che era prima, a 0,5, fighissimo, perché la revolver è veramente straforte, ma hanno ridotto i danni. Vi dico adesso le 4 aree di danno in base alle 4 classi di rarità: comune, non comune, epica, leggendaria. 500, 550, 600 e 650 erano prima e adesso sono 360, 390, 420 e 500. Quindi figuratevi, ragazzi, un nerf incredibile per il revolver. Il danno minimo che dava prima, quando la trovavamo nella versione comune, è adesso il danno massimo nella versione leggendaria. Purtroppo, rivoltella mega buggata. Hanno risolto anche dei bug, ragazzi, per quello che riguarda le barricate, probabilmente del gioco, che a volte apparivano invisibili. Hanno migliorato delle cose riguardo i giocatori che rimanevano buggati nell'isola. Questo mi sembra che sia relativo ai giocatori che noi troviamo, che vengono giù come le pere cotte quando finisce il tempo dove ci possiamo lanciare dal dirigibile. Quindi probabilmente, ragazzi, o non ce li fanno più vedere o li chicano direttamente se non sono pronti durante il tempo della lobby. Hanno risolto un bug dove la torretta degli ingegneri, quando killava la gente, non dava la missione per chi doveva giocare con la missione di killare gente con la torretta. Hanno modificato anche un bug per cui la proximity mine non era correttamente posizionata nella superficie. L'hanno corretto anche questo, non lo so. Andiamo, ragazzi, però a vedere una figata che c'è nel nostro Realm Royale. Ci spostiamo, ragazzi, sul nostro shop, che, come vi ricordo, ecco, questo è l'alpha pack dello shop. Ma se noi ci spostiamo sullo shop normale, ragazzi, aspetta che mi sposto un po' io, ecco qua, abbiamo nello shop di oggi un oggetto epico, ragazzi. Abbiamo il nano Kimstar. Kimstar, ragazzi, è uno youtuber che urla con 3 milioni di iscritti. Cosa fa? Con 3 milioni di iscritti. Beh, ti ho rotto le palle adesso. Smettila. Non ridere. No, mi prendere per il colon. No, no, che cosa? Che cosa? Mi sta prendendo in giro. Cambiamo, ragazzi, 1000 per questo. E ragazzi, 1800 per avere il Tropical Traveler, praticamente la cavalcatura del tucano urbano tropicale infame. Come vedete, ragazzi, incredibile anche lui, meravigliosa. Ma 1800 sono veramente tanti, ragazzi. Cioè, 1800 sono 20 pleuri che si ha su Clash of Fortnite. Siamo, abbiamo una nuova emote da 300. Cosa fa? Ma perché? Ma perché? Che due deficienti. Va bene, andiamo avanti ancora. Abbiamo, boh, che cos'è questo secondo voi? È un fagiolo che ha delle corna, roba strana. E poi, ragazzi, giustamente non potevano non spudoratamente copiare Fortnite, mettono l'applauso lento. Va bene, ragazzi, va bene, ragazzi. Allora, io direi che abbiamo veramente visto tutto. Vi ringrazio. No, hai rotto le palle. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video di Realm. Dai, ragazzi, che presto potrete giocarci anche voi che siete da console a questo meraviglioso nuovo Battle Royale. Noi ci vediamo in live e noi ci vediamo anche stasera. Che cacchio stai dicendo? Ciao!